Catania si appresta a festeggiare Sant'Agata di Agosto in memoria della traslazione delle reliquie di Costantinopoli, un appuntamento quest'anno segnato dalla tragedia dei migranti morti alla Playa. Il nostro pensiero va certamente subito e doverosamente alle 6 persone che proprio sabato scorso, arrivando qui, non hanno avuto la possibilità dell'ultimo passo verso la terraferma, verso l'approdo, e hanno perso la loro vita. Certamente le dinamiche devono essere studiate, chi di dovere deve anche fare in modo che tutto sia chiarito, di modo che queste situazioni non si ripetano. Certamente ci tocca questo argomento, sia l'arrivo che nelle nostre coste ora diviene più frequente, sia soprattutto la tragedia. Per fortuna, e lo hanno riconosciuto tutti, l'hanno riconosciuto con ammirazione, noi siciliani ci distinguiamo per dei gesti di accoglienza molto belli e dobbiamo muoverci sempre in questo senso. La processione di oggi interesserà Piazza Duomo, Porta Uzeda, Via Dusmet, Via Porticello, Piazza San Placido e Via Vittorio Emanuele, per poi dirigersi verso la cattedrale. Come ogni anno abbiamo la gioia di celebrare questo appuntamento, questo nostro incontro estivo, potremmo definirlo, con Sant'Agata. Sappiamo tutti qual è il motivo della festa che celebriamo con tanto entusiasmo. Ricordiamo il ritorno delle reliquie. Il ritorno delle reliquie è il corpo di Sant'Agata che era stato, secondo la tradizione, appunto portato a Costantinopoli nel 1040 e poi il 17 agosto del 1126 è ritornato. Furono 86 anni, ecco, che Catania visse con particolare sofferenza, ma con la speranza che Sant'Agata sarebbe ritornata, ed è ritornata, ed è qui, e noi la vediamo sempre come nostra sorella, nostra concittadina, la vediamo sempre come la persona alla quale ci rivolgiamo con tanta fiducia.